Ciao a tutti, guerrieri e guerriere, bentornati in questa nuova recensione sui gadget Sailor. Io sono Ferdinando, sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi appunto si parla di, come avevo detto nel nuovo palinsesto, di recensione e review dei gadget Sailor. Vi ricordate questa bustina che si trova in edicola? Comunque ciao, si trova in edicola, cioè si trovava in edicola. C'erano una delle Sailor che si potevano trovare, uno di questi personaggi. Sailor Moon aveva nel 2011 erano uscite, c'è Tuxedo Kamen, Sailor Venus, Sailor Jupiter, Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Moon e Usagi con la divisa scolastica che c'aveva il vestito che si cambiava. Sembra che in questo periodo, in questo momento, c'è di nuovo in edicola queste bustine insieme a una specie di giornalino, non so che cosa. E allora oggi parliamo appunto di questo. Tanto tempo fa vi ho fatto vedere dei video, però non si vedevano bene, eccetera eccetera. Questa è Sailor Moon, 6 personaggi 3D e 6 fanbook e uno in ogni confezione. Cerca il 3D di Bunny, puoi cambiarne l'abito e trasformarla in Sailor Moon. Questo appunto era dai Preziosi Collection, venivano fatti. Forse il fatto di delle prime due serie di Sailor Moon Crystal su Rai Gulp abbia fatto indurre alle persone di rimettere di nuovo in commercio questi. Ora vi faccio vedere, chiedo scusa per questo ombreggiato, però io spero che non avevo un posto migliore. Aspetta, vediamo un po' se riesco a farlo in... Chiedo scusa perché c'è un casino. Ecco qui. Benissimo. Vi faccio vedere di nuovo la confezione. Davanti e indietro. E questa è la confezione. Io ce l'ho perché ho una Sailor Mars doppiona. Beh, io sono andato sul sito e l'ho presa. Diciamo, ne ho preso tutte e sei. Allora, su con Sailor Moon c'erano i codini, il famoso costume, cioè la divisa scolastica, questa pedana che non si attacca e questo fanbook. Prima di analizzare i personaggi, vediamo qui. Questo è il fanbook di Sailor Moon, c'è cioè lo scettro, il primo scettro. Questo è quello che si vede. Ora vi faccio vedere più da vicino. C'è una specie di, come potete vedere, il logo di Sailor Moon, una specie di storia, qui come potete vedere, e qui una specie di carta identità, la chiamano ancora con il nome Mediaset, però io la chiamo Usagi, perché è il suo vero nome. Nata il 30 giugno, Cancro, segno zodiacale Cancro, identità segreta Sailor Moon, pianeta protettore Luna. Attacchi speciali ovviamente chiamati in versione Mediaset, che evito di dirli per non perdere tempo. Qui è Usagi, qui ci dice il potere viene dalla luna, eccetera eccetera. Qui ci parla appunto della luna. Questo è l'ultimo. E qui appunto si vedeva tutto. Scusatemi, devo essere interrotto sempre nei momenti sbagliati. E qui alla fine facevo vedere la checklist di tutti i personaggi. E questa è la fine. Ovviamente vi faccio vedere anche questi, che io non l'ho mai aperti, l'ho lasciati così. I codini sono intercambiati. Si potevano cambiare i codini. Gnodango sono quelli qui, l'acconciatura. Questa è la sua divisa scolastica, la gonna, la maglia, i stivaletti.
Allora, poi abbiamo la pedana, che in realtà non serve a nulla, sti pedane, perché appunto, vedete, sono due buchi. Analizziamo la protagonista, Sailor Moon. Come potete vedere, non è stata fatta proprio granché, e come ho detto negli altri video, quella apertura significa che lei può cambiare, però in questo modo secondo me è un po' si rovina, perché si sta un po' da anni che ce l'ho, come si dice, si sta consumando. Io ce l'ho un sacchetto, però tutte, a differenza delle altre Inner Senshi, lei si sta un po' consumando, comunque non è stata fatta proprio nei minimi dettagli, ovviamente. E qui ovviamente sto parlando della protagonista di Sailor Moon. Meno male che le Inner Senshi non hanno i vestiti intercambiabili. Allora, io ora tolgo lei e prendiamo un'altra Sailor. Ed eccoci qui, chiedo scusa. Abbiamo Sailor Mercury, come potete vedere, a differenza di Sailor Moon è stata fatta bene. Sailor Mercury si presenta così. Meno male che non sono stati colorati i cosi bianchi, perché avevano il vizio di colorarli di azzurro, di blu. Questa è la sua pedana, chiamiamola così, che è celeste. Il libricino si presenta lei così, dietro la sua prima penna. Numero 2, il simbolo di Mercurio, eccetera, eccetera. Così riuscite a vedere. L'interno è così, c'è lei, qui è sempre uguale, come quello di Sailor Moon, la carta d'identità, Sabaos Prai, il suo potere, Ami, che è scritto con la I, si dice Ami, penso di sì, alla giapponese, io lo voglio dire. Nata il 10 settembre, Vergine, il suo alter ego Sailor Mercury. Ami, qui poi si parla di Sailor Mercury e di Mercurio. Sono molto utili questi libricini, perché appunto qui poi dice Mercurio è un'astrologia cinese, e alla fine è sempre uguale a questi qui, perché secondo me sono molto utili anche nella mitologia greca. Allora, vi faccio rivedere un'altra volta una panoramica. E poi sono dal 2011 che ce li ho, quindi. E questa è infatti Sailor Mercury. Sailor Mercury. Ora passiamo alle altre Inner Senshi e Tuxedo Kamen. Eccoci qui, Sailor Mars, che essendo la mia Inner Senshi preferita, è stata fatta, diciamo, bene, come potete vedere. Io chiedo scusa se non riuscite a vedere, ma a registrarla così a quest'ora. Il problema è che dietro il fiocco laterale l'hanno fatto viola invece di rosso, e qui c'è stato un errore che lo facevano ovviamente negli anni 90. No, sui piedistalli non sta, quindi vedete i piedistalli di plastica. Il libricino di Sailor Mars, eccolo qui, questo è il dietro, 3, simbolo di Marte, Sailor Moon, eccolo qui. Scusatemi, allergia in azione, il polline sta facendo effetto. Così si presenta, ovviamente ho detto all'inizio è sempre uguale. L'identità segreta, Sailor Mars, Rei, 17 aprile, Ariete. Poteri, vabbè, da pergamena, dice. Rei, con la divisa scolastica, Sailor Mars, Marte. E ovviamente qui è tutto uguale. Alla fine passiamo ora invece alle altre Inner Senshi, le ultime due, ed eccoci qui con Sailor Jupiter. Come vi posso far vedere,
Se no Jupiter è stata fatta bene, secondo me. Anche gli orecchini nel rosa, vedete? Chiedo scusa, vi faccio vedere. Makoto, c'era il braccio, vedete? E la sua pedana è rosa. In realtà non ho mai capito perché non si stanno. Questo è il suo libicino numero 4, se non Giupiter. L'inizio è un guano per tutti. Makoto, Sagittario, 5 dicembre, Giove, pianeta protettore, alter ego, Sero Giupiter, Makoto con la divinità scolastica, Sero Giupiter, Zeus, Giove, il pianeta, e poi questa è la fine, quindi ognuna c'era, diciamo, di questo, ognuno di questo colore. Ve lo faccio rivedere, chiedo scusa per questo, ecco qui. Ora passiamo all'ultima Inner Sanctuary, appunto Sailor Venus. Eccoci qui. Sailor Venus è stata fatta l'errore come Sailor Mars del fiocco laterale invece di arancione, giallo sembra, arancione nel in crystal, blu. Chiedo scusa perché io ce l'ho appoggiato comunque. Chiedo scusa perché lo scatolo che c'ha il poggitelefono, il bastone, mi si è mosso. Dicevo, Sailor Venus è sbagliato dietro il fiocco qui, invece non è uguale a quello degli anni 90. Per il resto Sailor Venus è stata fatta bene. Le sue scarpe. Purtroppo io non mi posso muovermi in tutto. La pedana è così, giallo, giallo canarino, diciamo così. Il suo libricino numero 5, numero 5, il simbolo di Venere. La sua penna è lei. All'inizio è così, qui è uguale. Ma Minako, chiedo scusa, stavo dicendo i nomi in italiano. Mediaset, 22 ottobre, bilancia, alter ego Sailor Venus, pianeta protettore, Venus, Venere, scusatemi, l'avevo chiamato in latino, in inglese, attacco speciale, Crescent Beam, Minako in versione studentessa, e quindi si parla appunto di Venere come pianeta, e basta, e qui c'è la checklist finale. Ora manca appunto Tuxedo Kamen e poi si conclude il video. È un vero peccato che non sono state aggiunte le Outer Senshi. Le Outer Senshi Chibi Moon, perché appunto mancano proprio tutti i personaggi. Tuxedo Kamen o Mask, chiamatelo come volete, secondo me è stato fatto più bene, a differenza delle Inner Sanctuary. La sua pedana è color arancione o rosso chiaro, non ho mai capito, e il suo fanbook è l'ultimo, c'è una rosa, in realtà dovrebbe esserci il simbolo planetario della Terra numero 6, vedete c'è la rosa, però nell'anime degli anni 90 lui usava le rose. Qui c'è la Preziosi Collection, The Animation, qui è sempre uguale, e qui c'è la carta d'identità. Mamoru, 3 agosto, leone, Tuxedo Kamen o Mask, ovviamente qui l'hanno chiamato in versione Mediaset, pianeta protettore, terra, attacco speciale, rose rosse. Mamoru in versione studente, normale, civile, Tuxedo Mask o Kamen,
poi c'è qui, si parla della Terra e del rapporto Terra e Luna. E qui c'è la checklist. Bene, ragazzi, io vi saluto con Tuxedo Kamen. Nell'info box troverete tutti i miei contatti da Snapchat, Telegram, Facebook, le pagine, i miei gruppi, eccetera, eccetera. Iscrivetevi al canale se amate Sailor Moon, se vi piace questa tipologia di video, condividete, vedete sui vostri social network, diffondete i video Sailor assolutamente. Bene, noi ci vedete e ci vediamo domani con un altro video dedicato a Sailor Moon. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi!